Il primo, la Costituzione è sospesa dal primo giorno, non sono d'accordo col direttore, però accetto il ragionamento, cioè Miali dice l'atto con il quale si è deciso di operare in via eccezionale, in via derogatoria, è del mese di marzo ed è vero questo. Cos'è accaduto a marzo che non c'è più oggi, Floris? Quello che è cambiato è che a marzo, nel pieno dell'emergenza, le terapie intensive scoppiavano. A Bergamo, purtroppo, i medici dovevano scegliere, voi ne avete dato conto nella vostra trasmissione, chi intubare e chi no. Siamo arrivati a un punto nel quale gli ospedali stavano collassando. Quello è un fatto che giustifica, a mio giudizio, un potere derogatorio rispetto alle libertà, che non sono soltanto la libertà ex articolo 16 di movimento, ma la libertà d'associazione e la libertà religiosa, ok? Però lei mi insegna, direttore Mieli, che questo quadro derogatorio sta in piedi in un paese civile se ha una fine. Qual è l'elemento con il quale il coronavirus potrà essere considerato sconfitto? Il vaccino. Ci vogliono 2 anni. Noi non possiamo stare 2 anni in chiave derogatoria. Quante sono le terapie intensive oggi? Così rispondiamo al cartello di Floris. Oggi sono 1800. Cioè non c'è più l'esplosione di terapia intensiva e la professoressa Capua ci raccontava da Boston che le terapie intensive si stanno svuotando. Allora io dico, ritornare alla normalità costituzionale è un dato di fatto importante. Secondo punto più veloce. Ha Ilaria Delletto, poi. ragione chi dice, ragazzi, dobbiamo riaprire con intelligenza, perché se uno vi viene a dire riapriamo gli stadi e rifacciamo le partite e mischiamoci tutti insieme, ricoverate lui. Chiudetelo da qualche parte. Io dico soltanto una cosa. Francia, Germania e Spagna hanno chiuso meno di noi. Le aziende di Francia, Germania e Spagna che non hanno chiuso sono aziende che ci stanno portando via delle fette di mercato. Allora, il mio ragionamento non è di riaprire alla carlona. Il mio ragionamento è di dire, come Francia, Germania e Spagna tengono aperti alcuni settori, facciamolo anche noi. E poi mi scusi. Se siamo un paese civile, lei dovrà pur riconoscere che la parrucchiera di Bastia Umbra, dove non c'è un contagiato da un po' di tempo di Nocera Umbra, è diverso dalla provincia di Piacenza. L'Alto Adige è diverso da quello che è successo a Lodi. Allora, Bisogna se noi non facciamo vedere, queste ecco, distinzioni, se Floris, hanno le stiamo tenendo capacità. il paese tutto bloccato e facciamo del male al Allora, nostro.